Al di là delle rassicurazioni, ci sono i fatti e i fatti dicono che Isernia sarà, insieme a Termoli, saranno declassati da DEA di primo livello a degli ospedali di base, di fatto sono dei poliambulatori e perdiamo anche il Cardarelli come polo regionale, diventa ciò che oggi è Isernia, cioè, non ci siamo. Per chiesto la deroga ha significato decretare di fatto il declino di questa regione. Abbiamo sbagliato una volta, continuare a sbagliare significa perseverare. Il tema è il riequilibrio tra pubblico e privato. Cioè, non si può distruggere così, o meglio, svuotare la sanità pubblica in questo modo che di fatto significa decretarne la morte. Resteranno le eccellenze private. Noi non siamo contro i privati, noi diciamo che la sanità privata di eccellenza deve integrare e non sostituire quella pubblica. Lucio Pastore, il periodo è quello pasquale, prima di Pasqua c'è stata la Quaresima e lei è stato vox clamante in deserto per tanto tempo e adesso però siamo quasi all'epilogo, purtroppo triste. È un epilogo che era più che prevedibile, bastava semplicemente osservare come veniva condotta la gestione della sanità, quali trasformazioni andava incontro, come veniva utilizzati i fonti, come venivano utilizzati i fondi della sanità per creare clientele e per soddisfare esigenze familiari. Alla fine si è arrivato a questo sfascio finale che speravamo potesse essere interrotto dalla nuova gestione, invece si continua di più di prima e in pratica si approfitta della crisi strutturale per fare un'altra operazione, privatizzare, cioè passare quello che è il diritto alla salute come bene comune in una merce. Questa è la cosa tremenda che sta avvenendo in questo momento. L'ospedale di Isernia non viene ridimensionato, viene quasi annullato. Ma guarda, è sbagliato parlare in questi termini. Il problema è della risposta sanitaria complessiva che si deve dare alla popolazione. In questo momento, con la cessione di spazi ai privati, si riduce la quantità di posti letto disponibili per le patologie dei molisani. Cioè, in pratica, per favorire la mobilità attiva si riduce la possibilità di dare risposte ai molisani. Ecco perché abbiamo i pronto soccorsi intasati, ecco perché abbiamo lunghe file prima di poter accedere a un ricovero. Ma c'è una medicina a questo punto? La medicina è semplice, bisogna partire dai bisogni reali, proporzionare i servizi e la trasformazione su questo e non su altri interessi.